gioca praticamente la nona giornata del campionato massimo della Serie C1 del futsal. Amici sportivi di Mondo Futsal, appassionati di questo sport, dal Florida Sporting Center si torna a parlare di calcio giocato nel campionato del massimo campionato regionale. Lo United Pomezia capolista appunto affronta lo Sporting Club di Pomezia a muovere il Cicco, spara la porta, messo giù Lopez, subito vanno a beccarsi tranquillamente Di Simoni, le spalla alla porta, prova anche a girarsi e c'è il gol del vantaggio del United Pomezia. Ci pensa il numero 10 del Cicco, United Pomezia, è 1-0. De Simoni non ha soluzioni, anche perché viene attaccato, gli viene tolto il pallone, la palla in mezzo, l'occasione per il pareggio. Paulinho, arriva anche Dell'Orco, prova la soluzione, la respinta da parte di Filippini, Dell'Orco all'indietro, il tiro di prima intenzione, la risposta e poi c'è il pareggio di Lopez. 1-1, il piattone vincente davanti a Filippini. Clica, tiro per Armenia che se ne va in aria, il tiro di Emiliano Cericola ed è 2-1. Perfetto lo schema sul calcio di punizione, non ha lasciato scampo a Maggi, Cericola e lo United Pomezia torna in vantaggio. Dell'Orco che fa fatica a girarsi, quindi costretto a ricominciare da dietro. Calviati, la dal centro, prova la soluzione di Fino Butnaru, c'è Pulvirenti, diagonale palestrina, soprattutto Butnaro che fa tutto da solo, viene ancora avanti, va anche a calciare, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo, va via Armenia, cerca lo spazio, insiste un po' troppo, viene intercettato poi Dell'Orco, prova il tiro sotto la traversa, la palla che schizza fuori, va a calciare, la scivolata di Lopez prontamente per il recupero del pallone con la scambia con Dell'Orco, tocco morbido per Galbiati e c'è il pareggio 2-2 con lo United Pomezia. De Simoni, De Cicco si avvita, scambia con De Simoni e c'è il gol del nuovo vantaggio dello United Pomezia. Ci sembra più una autorete, sembra aver toccato, l'arbitro lascia correre Maggi, Dell'Orco è solo a tu per tu con Filippini che veramente adesso è insuperabile su questa conclusione e riparte proprio in questi istanti il match di Galbiati, il tiro di Butnaru, gli arancio neri provano adesso ad essere pericolosi, ci riescono con Dell'Orco ed è ancora parità. Maggi ha chiamato palla, la ricevuta Lopez, Galbiati, diagonale pericolosissimo, pallone ancora palestrina al tiro, è rimasto fermo a Moncada, prova un'incursione in area in mezzo, arriva Mrak e c'è la respinta di Maggi ma si trasforma in un assist per Dell'Orco che poi va a correggere, la palla in mezzo e Dell'Orco non fallisce il colpo vincente, solo dalle retrovie sbuca e mette la palla in rete ed è 4-3 per lo Sporting Club Palestrina. Se ne va verso il fondo, si avvita, se ne va in mezzo e c'è Pulvirenti, poi il tiro morbido e l'allontanamento del pallone da parte di Lopez dalla distanza, davanti a sé ha solo De Cicco con il mancino, Filippini, Lopez, Armenia, Rack, ancora Dell'Orco con il colpo sotto le gambe a Filippini, si avvita, poi allontana Lopez, De Simoni, Cenicola di testa, Cimini, De Simoni si libera anche di l'avversario e c'è il gol del pareggio di Emiliano Cenicola, 4-4 United Pomezia. C'è il fischio, c'è
c'è la rincorsa di Moncada, la finta per De Simoni, il gol che vale il vantaggio dello United Pomezia, 5-4, assist perfetto su questo calcio di punizione battuto da Moncada. Lopez, il mancino da parte di Dell'Orco, in mezzo poi Filippini, e gol di testa con Dell'Orco che corregge in rete, praticamente si alza Filippini, ma in questa circostanza non è stato impeccabile. Poi arriva Amrak, messo giù, fallo ed è tiro libero, c'è il fischio, la rincorsa di Moncada, il tiro e la rete, il gol del vantaggio dello United Pomezia, una fiondata che immagino trattiene e la formazione di Caporaletti va in vantaggio 6-5. C'è il fischio, ancora Moncada e stavolta il tocco di Maggi la manda alle stelle. Adesso il tocco, esce il portiere, ancora di movimento, pericolo Filippini, Dell'Orco stava per calciare a rete, finisce qui lo United Pomezia, batte 6-5 lo Sporting Club Palestrina e resta al comando imbattuto in questo momento.